Allora, siamo qui con la console generale della Repubblica Bolivariana del Venezuela a Napoli e le chiediamo innanzitutto in che cosa consiste il processo rivoluzionario bolivariano, qual è l'esempio che può venire dal suo paese? Primero que todo, el proceso revolucionario bolivariano del Venezuela ha nato dopo de tanta sufrencia del pueblo. El presidente ya no con hoy, el presidente Chávez, el comandante eterno Chávez, vive en el corazón de todo su pueblo, de toda la persona. No, y habíamos veramente una lucha por el reconocimiento, por la dignidad y sobre todo desde el punto de vista internacional por la complementación entre los pueblos. El pueblo todo de la América Latina ha sido víctima, ha tenido la sufrencia de un colonialismo y hoy estamos batallando simplemente por darnos puesto lo que hoy soñamos, que es la vera independencia del neocolonización que hemos tenido. El ejemplo es para decirle efectivamente a todo el pueblo italiano que debe remaner unido, que loro sono forte, que loro sono l'esempio per noi, veramente para portar anche avanti un proceso revolucionario dove in primo posto esté el essere umano, esté quella persona che mai è insognente. Por quello para noi è importante che rimane il processo revolucionario del Venezuela, del Bolivia, del Ecuador, anche il popolo brasiliano sta facendo una lotta, il popolo di Argentina sta facendo una lotta, il Paraguay, tutta l'America Latina. Però noi aspettiamo che, stando qua in Italia, questo appoggio al processo rivoluzionario vada avanti grazie ai compagni e alle compagne del che hanno fatto un movimento della solidarietà del Venezuela, del quale noi nos sentiamo veramente orgoglioso e ringraziamo a tutti. Speriamo che insieme venciamo tutti il capitalismo che è quello che lo tiene apprisionario e lasciamo andare questo cuore, lasciamo andare tutto il sogno del mondo e prendiamo questo sogno. Grazie.